Eacci dai, madafaka! Io sono Trevor e spacco i culi a tutti! Yo bro, madafaka! Eacci dai! E allora, buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi, giù per YouTube! Rieccoci qui su GTA 5 a ricontinuare la nostra avventura avventurata, avventurosa! Da paura ragazzi! Andiamo subito, Trevor! Dobbiamo andare a prendere... no, a prendere una vega! Dobbiamo fare la missione, la missioncina! Andiamo a vedere cosa ci spetta, ragazzi! Andiamo alla B! Tanto siamo passati a Franklin, regas. Da paura, ragazzi. Facciamo i botti col botto intanto, regas. Per niente da paura per la nostra machine. Nuova di zecca, come al solito. Bam, bam, curva a sinistra. Oh, passo sotto, no. Ragazzi, non è Fast and Furious, è GTA. Anche se sembrerebbe un po' Fast and Furious quando siamo in macchina. Però non possiamo passare sotto i camions. Eccoci qua, la gente è già qua che discute. Se avessi dato una mano, cosa che abbiamo fatto? Te l'ho detto io? Qui scatta la rissa. Scatta la rissa. Minchia, quanto è pompato Franklin, ragazzi. Oh, ma te svegli. Oh, bravissimo. Il free stronzoni. Ma scusate, ci serve aiuto per una cosa. Che palle, oh, ma sai, fai bene, hai rotto le palle. No, dai. Le tre scimmie. Non vedo, non sento, non parlo. Vuoi incoraggiare il panico così da poter garantire il suo budget? Sto budget? È un grosso problema, come al solito. Ogni cosa poi è un grosso problema, caspita. Fondi che ci servono per la nostra lotta contro il bla bla bla, per comprare gli agenti corrotti bla 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 bla. Che bastardi adorano vendere droga. E beh, logico. Chi non piace? Pensiamo che vogliono usare quel denaro per finanziare una guerra Per richiudere bla bla bla. Sì, dai, zio, però spicciati. Fanculo, Dave, non abbiamo tempo? Non è un problema mio? Lol. Che infamous, oh, ma sto qua chi cazzo si crede di essere? Ve la caverete. E beh, se dobbiamo fare 27 cose in un minuto? Prima che quei pagliacci abbiano finito con noi, ci dovremo fare le persecuzioni. Persecuzioni in aeroporto. Oh, motherfucker, yo, bitch! Ma è Franklin che parla, sempre del cazzato. Whoa, what's up, signori, man? Motherfucker, yo, bro. I got it. Un classico blitz. Un'area industriale, giusto? Un camion dei rifiuti per bloccarlo, un carro attrezzi per ribaltarlo, troviamo dei travestimenti, sì. Tutto così, al press and press. Tanto ci sono 2 minuti di tempo, e vabbè. Da caso ci penseremo, ragazzi. Se e quando, cazzo, motherfucker. Franklin dice più motherfucker che altro, incredibile. No problem, man, no problem. No, davvero, no, davvero, no problem, no problem. Dai, andiamo con Trevor, tanto, ragazzi. Su, lascia la zona. Andiamo veloci, da paura, ragazzi, che dobbiamo fare una marea di cose. Detto questo, avviamoci. Dai, ma proprio sta macchina di merda doveva mettersi in mezzo alle palle. Oh, ma ti svegli! Ti svegli, cacchio! Minchia, mo' ti sovrasto, caspita, eh. E adesso? Oh, motherfucker del cavolo. Dai, però, buona ste macchine tutte in mezzo alle balls. Ma potete mettersi sempre in mezzo? No contatto, Dave, da paura, ragazzi. Sì, vabbè, il gioco vuole pure salvare quando cacchio vuole lui. Beh ragazzi, qualche altro dettaglio. Per questo lavoro ci serviranno delle tute da lavoro e delle maschere di paura. Il cane da spazzatura possiamo prendere a Mirror Park. E vaffanculo, ogni volta che leggo sotto mi vado a schiantare come un pirla. Su su su. Prendere qualcosa di veloce che non sia nell'occhio. Bla bla bla. Sì, vabbè, ragazzi, chi se ne frega. Tanto c'è sto tizio qua che mi sa inseguire. Sei incazzato? Vabbè, ciao velo. Ciao velo. Me lo sono perso? Non puoi parlare un po' più forte? Ma vaffanculo, va, Trevor, vaffanculo. Oh, finalmente siamo arrivati a questo H del cavolo. Dai, ragazzi, da paura, dobbiamo rubare qualcosa che non mi ricordo. Il carro attrezzi. Carl di Cars. Carl attrezzi. Da paura, ma c'è anche un omino qua, ma lo devo uccidere. Oh, zio, ma che vuoi? Ma ti devo uccidere o no? Cavolo, fa fumo. Beh, beh. No, vorrei ucciderlo con un lanciapatate. No, però vabbè, facciamo una cosa tranqui funky con i pugni. Cavolo, fa fumo. Scusi. Scusi. Ma mi ripara l'auto?
Oh cacchio, ma ancora vivo. Ragazzi, 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 adesso già insegue. Aiuto! Affanculo, va. A pezzo e merda, ma ti imbesto, va. Bravo. Ti sta bene, caspita. Non muori, sei immortale. La macchina fumava, sei un incapace. Tanto ho bloccato il traffico, lol. Da paura, ragazzi, abbiamo preso finalmente sto carro attrezzi della minchia. Che fa cagare, è uguale a quello che avevo prima io, ma vabbè. Mi hanno fatto riprendere a caso, a random, così. Na, ma devo andare lassù. Na. Dai, su. La salita, e poi c'è un'altra salita, ancora di più salita. Da paura, ragazzi. Passiamo tranquillamente, chi se ne frega. Retire, motherfucker, you are an asshole, yo, bro. Da paura, ragazzi. Stiamo rubando un carro attrezzi che va a 5 all'ora. Ovviamente passiamo col rosso perché noi siamo trasgre. Trasgre da paura, ragazzi. Namose, namose. Curva a sinistra, curva a sinistra. Madonna, che curva di merda che ho fatto. Poi questa canzoncina in sottofondo. Ma in teoria con questo coso potrei anche prendere le macchine e portarle via. No, ma porca troia. Ma gli sbirri non mi fanno finire la missione. Madonna mia, che pesantezza. Che impelagata, ragazzi. Maremma, oh. Maremma. No, 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 non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi. Mi ha visto. Caspiterina, ragazzi. Caspiterina, ragazzi. Che fail da paura. Potevo benissimo andare alla fine missions senza essere visto, ma. Ma ho dovuto investire quel pedone lì, mi stava chiamando. Mi gridava, investimi, investimi, investimi. Ho dovuto farlo, raga. Non potevo fare altro, oh, incredibile. Dai, sta polizia è cavolo. Questo gioco deve un po' calmarsi, caspita. Non può arrivare da ogni parte del mondo e rompermi i marron glacé. Dai, su. Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo fatto seminare la bula. Ci siamo allungati la strada di 1000 km e prendiamo le cose che non si possono buttare a terra. Assurdo, ragazzi. Andiamose, andiamose. Saliamo questo ponte e poi giriamo a destra. Ci abbiamo la Cypress qualcosa. Non so cosa sia, ragazzi. Ma chi se ne frega? Andiamose, andiamose. Curva a destra e. No, non qua, curva a destra. Qua curva a destra e. Curva a sinistra, no. Dai. 900 metri, ragazzi, 900 metri, non dobbiamo girare qua, attenzione, dobbiamo girare la prossima, questa, la prossima, questa, tagliamo la curva, appoggiamoci su questo carro armato di merda, no, questo carrino carretto. Ah, c'ho pure le luci, ragazzi, pensate che roba, che macchina innovativa. Sembrava una canzone di Skrillex. Le luci a posto delle. Da paura, ragazzi, siamo quasi arrivati. 300 metri da paura. Pure il verde. Qua non è più verde, ma chi se ne frega. Dobbiamo girare a destra, qui. Qui a destra, evitiamo di rovinare ulteriormente il carro attrezzi. Lì, 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 lì. Preso. Scendi a carro attrezzi, paura, ragazzi. Paura, ragazzi. Namose, namose. La prima parte della mission l'abbiamo fatta. Si spera. Grande, missione completata. Argento, ma. Porca pupazza, ragazzi. Sempre argento prendo, eh. Ho preso oro una delle ultime volte lì e poi basta. Solo argento riesco a prendere in sto gioco. Intanto ci dobbiamo catapultare dall'altra parte. Come avete visto. E la Madonna. Calmate, zio. Ma porca troia. Conferenza stampa intanto tra Franklin, Michael e Trevor. Caro terzo al deposito. Da paura, ragazzi. Che grande conferenza che ha fatto. Dove cacchio dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Beh, direi che la macchina possiamo anche lasciare qui che dovrebbe andare bene. Intanto ho distrutto un coso qua. Vediamo se questo posto va bene per il rilascio della macchina. Michael, zio, va bene questo posto? Questo posto è perfetto? Questa è la voce del tuo passato. Ma che cacchio stai a dire? Ma che cacchio stai a dire, Trevor? Ma te svegli? Allora ricomincia la masturbazione. Ma te la fai? Ma ce la fai, Trevor? Ma che ti dice il cervello? Quindi cosa devo fare, ragazzi? Non lo so.
Questa macchina va bene per la fuga. Ah, eccolo, imposto al punto di fuga. Da paura, ragazzi, conferenza attivata ancora. Adesso dirà la frase e mette giù. Il veicolo per la fuga è pronto, entra in azione. Ottimo lavoro, ti dove hai lasciato? San Andreas. San Andreas, beh. Beh, meglio di così, le indicazioni stradali meglio di Trevor non le sa dare nessuno, eh. Missione completata, veicolo per la fuga. Non mi ha dato neanche un oro, un argento, un bronzo. Come on, my dear. Shut up. Shut up and go away, motherfucker. Tanto queste musiche sono fantastiche. Comunque questo gioco è epico, anche le musiche. Sentiamo qualcos'altro, vediamo se c'è. No, questo è... cos'è? La radio della polizia, ragazzi. Ma che minchia. Ma che minchia è? Ma che minchia è? Tanto siamo arrivati all'H. Eccolo, questo è il nostro furgone, eh sì, ragazzi. Adesso devo trovare il modo per rubarlo senza farlo scappare, perché mi sa che potrebbe anche scappare sto furgone merda. Andiamo se. Per immagini qua davanti, ragazzi, da paura. Ma che minchia suoni, che tanto ti rubo. Ti rubo la vita. No, non posso. Oh, 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 oh. Bravo, bravo. Corri se non vuoi ritrovarti nel cassonetto. Da paura, ragazzi. No. Bravo. Complimenti. Complimenti per il suicidio più stupido della storia. Semina gli sbirri, di già. Ma come faccio a seminare gli sbirri con sto coso? Non va più di 5 all'ora sto coso di merda. Maronna, ragazzi. Adesso siamo dietro agli sbirri, se si girano siamo nei... eh beh, come non detto, ragazzi, eh. Si sono girati appena detto se si girano. E adesso la vedo dura scappare da sti cosi, eh. Ci vorrà qualche ora, mi sa. Perché alla velocità che va sto coso ci riprendono subito in un batter d'occhio, in un click. Dai, andiamo, se, ragazzi. Tanto adesso mi verrà addosso tentando di speronarmi. Speronare? Come fai a speronare un coso del genere? Ma ti svegli, cacchio. No, e beh, ovviamente l'unico paletto del mondo dove, che non si disintegra questo gioco l'ho preso io. Assurdo, ragazzi, assurdo. E ma dove minchia dovrei andare? Madonna, che pesantezza sti poliziotti. Guardate, ragazzi, cioè sono completamente inseguito da poliziotti che cercano di speronarmi, ovviamente. Ma ho un camion, Cristo, ho un camion. Come fai a speronarmi? Ma puoi? Madonna mia, che pesantezza sti tizi. Prima o poi esploderanno fuori di venirmi addosso. Spero di sì, ragazzi. Così almeno ci togliamo dalle palle sti barbonacci. Eh no. Eh no, proprio no, ragazzi. Venite da paura questa situazione. Questa scomoda situazione, ha da paura. No, per niente da paura, ragazzi. Andiamo se. Avevo la mezza intenzione di buttarmi da lì, però vabbè. Non facciamo cagate, perché sennò poi magari mi fa rifare la missione e sarebbe ancora più pesante. Vediamo, ragazzi. Prendiamo la scorciatoia di qua, vediamo. No, mi inseguono ancora. E già, ragazzi, siamo un po' nei casini. Un po' nei casini grossi, casini. Vediamo, sto accelerando da paura, ragazzi. Incredibile. Incredibile l'accelerata. Li ho quasi persi, incredibile, ragazzi. Guardate, incredibile, guarda che non mi vedono più. Madonna, ragazzi, ho seminato la polizia con un camion della spazzatura di merda. Dai, su. Andiamo di qua, ragazzi, che non ci dovrebbero essere pulotti di minchia. Dai, siamo fermi qua, ragazzi. Stiamo fermi qua, non c'è nessun poliziotto nelle vicinanze. Non c'è nessun poliziotto. Dai che ce la facciamo. E dai però, buona a cercarmi. Buona, vi siete dimenticati di me? Con un flash vi dimenticate di me? No, non funziona, ragazzi. Non ho ancora i superpoteri. E invece sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Meno male, caspita, meno Mario. Sta cosa qua era veramente infinita. Tanto andiamo, ragazzi. Mancano 2 chilometri. E la madonna. Toglietevi dalle balls. Dai, mannaggia. Dai che siamo quasi arrivati, ragazzi. 100 metri. Finalmente siamo arrivati. Sta missione Kaiser è finita. Andiamo se, ragazzi. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati qua a destinazione. Adesso cosa minchia dobbiamo fare ancora? Mi sembra ci siano le maschere da prendere e poi i vestitini. È ovviamente argento, ragazzi, io non so più cosa dirvi. Prendiamo argento tutte le missioni d'ora in poi. Vabbè, chi se ne frega, ragazzi.
L'importante, come ho già detto, è completarla e dà paura, ragazzi. Tanto cerchiamo di non farci investire dal camion, infatti. Ci siamo fatti investire come dei deficienti. Chiamate in corso, conferenza, ragazzi. Fermati! Mannaggia a te! Mannaggia a te, pedone! Buttati giù dall'auto! Il camion è sul posto! Da paura, ragazzi! Adesso, boh, andiamo un po' in volo. Da paura, ragazzi! Non so dove andare. Qua sono. Dai, sono chiuso. Ma si può. Ma che palle, va. Scavalchiamo, ragazzi. Finalmente siamo arrivati all'Ammunition Gun Club. Se sto coso si togliesse dalle balls. LSGC, non so cosa voglia dire. Ciao, zio. Qua la mano. Come butta, bro? Buona. Minchia, mi ha tirato un calcio. È morto. Vabbè. Ah, no, ancora vivo. Ma allora le vuoi le botte, eh? Vai, Trevor. Vai, Trevor. Pestalo. Pestalo, pestalo, pestalo. Pestalo, pestalo. Dai, sei morto? Eh sì. Requiescat in pace, motherfucker. Vabbè, ma tanto questo qua ormai è morto, vabbè. Entriamo ad Ammunition, ragazzi. Entriamo ad Ammunitions. C'è pure il tizio che mi saluta. Compriamo queste giacche di merda. Ah, la tuta da lavoro proprio. Ci sono cose carine però, Ammunition, eh. Però sono più adatta a Marrozzo. Tutto. Anzi, no, sembra la divisa del Napoli, quella di prima. Tanto compriamo. Trevor, Michael e Franklin sono a posto. Dobbiamo comprare qualche arma? Pistola, granata. No, eh. Cosa ci fa un martello? Ho preso il martello perché era gratis. Vabbè, ragazzi. Non credo che userò mai un martello come arma, oggetto contendente. Cecchino, cecchino. Questo sembra un M4, questo è un pompa, questo è un Uzi. No, il paracadute non posso prenderlo. Che infamata. Vabbè, prendiamo intanto un po' di colpi che sono era secco prima, ragazzi. Sì. Vediamo cosa c'è di bello. La Madonna, addirittura. Vabbè, ragazzi, chi se ne frega, dobbiamo uscire da Ammunition per completare la missions. Siamo usciti in bello stile, direi. Devo dire in bello stile siamo usciti da paura. Dai, su. Abbiamo completato questa missione? Sì? No? Sì? Missione completata da paura. Argento. Argento. Argento come al solito, ragazzi. Che palle. Madonna, ragazzi, io non riuscirò mai a prendere un oro. Mamma mia, oh. Lungi da me, oro. Tanto andiamo, ragazzi, siamo anche quasi arrivati alle maschere. Alle mascherine. Madonna, stavo per investire un tizio. E invece ho preso dentro tutte le sedie, i tavolini. No, ma che cacchio di maschere ci sono in sto negozio? Dai, sono maschere da malati. Mostro verde. Oh mio Dio, che brutta! Che brutta! C'è anche la maschera da Re Mysterio. Re Mysterio, un po' di diversi colori. Questo è orribile. Questa mi gusta. Questa è da Jason. Vai, Trevor. Gli diamo questa, mi sa. Sì, ok. E boh, Franklin, che cacchio rimane? Questa. Un terrorista, Franklin. Il solito terrorista di colore. Conferenza? Conferenza da paura, ragazzi. Conferenza? Ho preso le attrezzature adeguate. Intanto prendiamo dentro tutta la gente. No, c'è uno che sta venendo trascinato. Siamo pure ricercati, oh. Madonna, sto polizia non mi lascerà mai in pace. Ma si può? Ma mi lasciate in pace. Chi vive in pace, guarda che non fa crimini, vedi? Cazzata, non è vero. Vabbè. Tanto missione completata, ragazzi, da paura. Bronzo, addirittura, cliché. Cosa dovrei fare? Cliché. Vabbè, ragazzi, chi se ne frega. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale giù per YouTube, mettete un like, commentate, condividete, fate tutto quello che volete, come al solito, e ci vediamo al prossimo video da paura, ragazzi. Wow! Perché? Cavate a pollo.